Hello everyone, ragazzi. Oggi ho per voi un reaction video. Non so se conoscete questo youtuber, ma è uno dei miei preferiti. È bravissimo. Si chiama Nathaniel Drew e ha fatto un video che si intitola The Italian Language Doesn't Make Any Sense. L'italiano non ha senso. Ragazzi, io, cioè, insegno italiano, insegno inglese, io devo reagire a questo video. L'ho guardato una volta velocemente, ho detto no, fammelo riguardare bene qui. Guardiamolo insieme. Fa un'introduzione, dice che è vero, tutte le lingue sono un po' pazze, però oggi vuole parlare proprio dell'italiano, quindi vediamo cosa hai da dire, Nathaniel. It's a good idea to just accept what's going on there and not question things too much, to just enjoy the ride. So, I thought I would break down three elements of the Italian language that, in my opinion, make no sense whatsoever, and we could have a little laugh about it. I'm really curious what Italians are going to think about all this, because maybe it's just normal to them, but when you translate these things to English, they sound ridiculous. So, without further ado, le bestemmie. Italians know what's coming here. In most languages, you have two tiers, right? You have normal words, and then you have bad words, the words that you don't say around children. And these in Italian are called parolacce. So normal words and bad words. Every language has them. In English, it's words like fuck, shit, damn. And in Italian, they would be words like so, this video is so getting demonetized if YouTube figures out what I'm saying in Italian. Anyway, so we have normal words and we have bad words, but there's another level beyond that in Italian that does not exist in other languages, as far as I'm aware. This is what makes Italian so great, in my opinion. This new level is called le bestemmie, and that translates to blasphemy, okay? Now, I do not mean to be disrespectful here, okay? And I mean it when I say you really should not use... Okay, allora, all'inizio del video lui dice che una buona idea quando si impara una lingua, e specialmente nell'italiano, è prendere le cose come sono e non farsi troppe paranoie o domande. E secondo me, in linea generale, questo è davvero un ottimo consiglio se state cercando di imparare una lingua. Non perdetevi nei dettagli. Però iniziamo il succo del video. Lui dice che in italiano ci sono questi due livelli di parolacce. Sono le parolacce normali e le bestemmie. Verissimo. E dice anche che questa cosa in inglese non esiste, o nelle altre lingue non pensa che questa cosa esista. In realtà io non sono del tutto d'accordo su questo, nel senso, è vero che in italiano abbiamo questa cosa delle bestemmie, in inglese non c'è neanche una vera e propria traduzione per bestemmie, perché non è una cosa, non è, it's not a thing. Però anche in inglese ci sono due livelli di parolacce. Un conto è le parolacce che dici tutti i giorni, questo livello, e poi c'è un livello, diciamo, un po' più alto, quindi la N-word, la parola con la N, la C-word, la parola con la C. Diciamo che queste non sono bestemmie, perché le bestemmie sono legate al nostro background culturale, per cui l'Italia nasce e cresce come un paese cattolico, e quindi per noi la cosa più brutta da dire è proprio quello. In America la cosa è un po' diversa, però anche loro hanno, secondo me, due livelli di parolacce, quindi. E poi un'altra cosa che c'è da dire è che, secondo me, in Italia, in alcune regioni, è vero, le bestemmie sono davvero pesanti e le persone si offendono e quasi nessuno, io non le dico personalmente, per me le bestemmie sono pesanti, però ci sono alcune regioni in cui una bestemmia qui, una bestemmia lì, una bestemmia lì, e diciamo che un po' nessuno si offende, sono molto più accettate. Ok, andiamo avanti. Right, piacere. So here's a simple one that still kind of melts my brain. When I want to say that I like something, I would say mi piace questa o quella cosa. Mi piace literally means to me it likes. To say you like me, in Italian, you would say something like ti piaccio, which if you literally translated it, it would be something more like to you I like. So essentially, in Italian, to say I like you, you say you like me. And if you want to say you like me, you say I like you. All right, on to number three. This is like the most ridiculous one. Aspetta, allora. Su questo non siamo molto difendibili, devo dire che in inglese like è più facile. Soggetto, verbo, oggetto, I like you. È vero, Nathaniel, però ti do un consiglio. Se tu vuoi dire mi piace, invece di pensare a to me it likes, pensa al verbo to please. It pleases me. You please me. I please you. Ok, se entriamo nella grammatica è vero, c'è un pronome indiretto. Però pensala come un please. E secondo me ha molto molto più senso. Avanti. Right, on to number three. This is like the most ridiculous one in my opinion. Italians are literally insane.
when it comes to body parts. To explain why this doesn't make any sense whatsoever, let me give a little bit of context first. In Italian, like other Romance languages or other languages like German, nouns are split into different groups. In this case, masculine and feminine. It can be really random, but there are certain trends across the language. So, for example, to say a house in Italian, you'd say una casa, and that ends with an A, and many nouns that end with an A are feminine. An oven in Italian is un forno, and that ends in an O, and many nouns that end in O are masculine. There are exceptions, but trends like this kind of help. It makes it easier to guess, if you will, when you're kind of in doubt. Ultimately, the only way to really know for sure is to just memorize words one by one, but there you have it. So, now that we have that cleared up, let's go back to body parts. One finger in Italian is un dito. Just pretty simple, right? Masculine, easy. But logically, you would think, okay, one finger is masculine, so maybe two fingers would also be masculine, right? If only it were that simple. A lot of body parts in the plural turn to feminine. So, two fingers is actually due dita, ends with an A. One knee, un ginocchio. Two knees, due ginocchia. So there's one final point to add on these sort of generalizations that we can make about the Italian language. Masculine in the singular ends with an O, and masculine plural ends with an I, usually. And there's exceptions to this, I'm generalizing a lot here. And then for feminine, ends with an A in singular and ends with an E in plural. Now the reason why it makes it especially confusing with body parts is that singular masculine turns into singular feminine, even though we're talking about multiple body parts here. So again, basically, one finger in English is un dito, one finger, masculine in Italian. But two fingers in English is due dita in Italian, which sounds like one feminine finger. It goes from one masculine finger to one feminine finger. When I first stumbled on this, I was like, dude, what the fuck is going on here? This doesn't make any sense whatsoever. Expressions like, I have my fingers crossed, which would be ho le dita incrociate, looks to me like I have my one feminine finger crossed. So, anyway, those are three things about the Italian language. Allora, qui devo passare all'attacco, perché hai ragione. Guarda, in realtà te ne do anche di più. Un braccio, due braccia, perché i bracci ha un altro significato. Un orecchio, due orecchie. Ce n'hai tantissime. Però, vogliamo parlare dei plurali irregolari in inglese? Perché, cioè, a parte quelli che tutti sanno, child, children, foot, feet, tooth, teeth. Ok, ne abbiamo alcuni che non cambiano. Deer. Ma perché non posso dire deers? Moose. Ma perché non posso dire mooses? Ok, vabbè, non importa. Ma poi, questi sono i miei preferiti, ci sono quelli che cambiano. La differenza di significato è enorme, ma cambia una vocale. Il mio esempio preferito è uomo e uomini, che ok, è irregolare anche in italiano, ma almeno noi aggiungiamo proprio una sillaba. Uomini. Voi passate da man a men. Man, men. È la stessa cosa! Dai, scherzo, dai. No hard feelings, in realtà è stato un video molto interessante e mi ha fatto anche ridere, quindi grazie di averci dato questo contenuto, grazie a voi ragazzi di aver guardato e lasciatemi un commento cosa ne pensate. Ok, adesso è meglio che vado a farmi una doccia. Buona giornata, ciao!